Oggi video sulla mia attrezzatura per andare in moto. Ah, tra l'altro se non siete iscritti al canale iscrivetevi così non perderete nessun video. Sono arrivati proprio qualche giorno fa due pacchi con due prodotti veramente molto interessanti. Perciò do la parola al Luigi del passato che vi farà vedere che cosa è arrivato. Eccomi qui con il primo pacco di oggi. È una cosa assolutamente fondamentale per chi va in moto, forse qualcuno ha già capito di cosa si tratta. Non perdiamo altro tempo, comunque andiamo ad aprirlo. Sì, ho comprato un casco. Allora, come potete vedere dalla scatola è un casco Airo. Eccolo qua. Stiamo parlando di un Airo Valor che ha un costo basso. Basso, sì, siamo su una fascia bassa, intorno ai 100 euro. L'ho preso di questa colorazione che in realtà dal sito non mi convinceva molto, ma caspita, dal vivo è veramente bello. Qua dietro c'è un po' di grigio, un po' di nero, questi dettagli giallo fluo. Sì, è veramente molto carino. Non c'è ovviamente visiera parasole, eccetera, come abbiamo detto, un casco di fascia bassa, che però dovrebbe fare il suo lavoro. Poi, tra l'altro, qualcuno si sta chiedendo: Luigi, perché hai comprato un nuovo casco se nel video della presentazione della moto di Veronica avevi già un casco? In effetti sì, ho già un casco, uno Shoei Neotech 2, che è assolutamente un casco di fascia molto più alta, stiamo parlando circa di un prezzo 5 volte superiore. Ma quello lo uso principalmente per fare dei viaggi, quando viaggio in moto con mio padre. Questo invece è un casco più che altro per andare a scuola, da usarlo così come, diciamo, casco da battaglia. Così non mi devo preoccupare, insomma, se si graffia, eccetera. Dopo qualche utilizzo vi posso assolutamente confermare che il casco è davvero ottimo per quello che costa, è assolutamente ben ventilato. Abbiamo due prese d'aria qua sopra, una presa d'aria qua di fronte. Sì, mi piace, sono Scusa, assolutamente. scusa Luigi, scusa. Sì, sono arrivati degli altri pacchi. In realtà sono due, dovrebbero essere tutti e due spediti dalla stessa azienda. Apriamo. Vi spoilerò, l'azienda è Dainese, quindi forse potete già immaginare di cosa si tratta. Un paraschiena. E come i più esperti di moto, di abbigliamento motociclistico avranno notato, è un paraschiena che si inserisce in una giacca. Stiamo parlando del modello Pro Speed, costa circa sugli 80 euro se non sbaglio, ma è veramente realizzato bene, si piega così per seguire l'andamento del corpo del motociclista quando si guida, si estende anche per seguire la piega della colonna vertebrale durante la curva, però appunto. Abbiamo un paraschiena, ma non abbiamo una giacca, e invece no, c'è un secondo pacco. Eccolo qua, mamma che bello, spettacolo. Stiamo parlando di un Dainese Laguna Seca 3. Un giubbotto in cordura totalmente impermeabile con una fodera termica interna per quando fa freddo. Caspita, le fini bellissimo. Ecco, questa qua è l'imbottitura interna, come vedete. Ha degli agganci qua con una zip anche dall'altra parte. Poi ci sono ovviamente tasche interne. Caspita, bello. Ovviamente protezioni sia sui gomiti che sulle spalle. Le solite protezioni Dainese super super rigide e quindi che si spera proteggano, anche se spero non ce ne sia bisogno. Belle, bello, 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 veramente bello. Caspita. Ci sono anche tasche qua laterali. Non male, non male. Adesso ci metto il paraschiena che dovrebbe entrare alla perfezione. Comunque, sì, è un Dainese Laguna Seca 3. Prezzo mi sembra intorno ai 280 euro di listino. Che comunque, per un prodotto del genere, non è assolutamente niente male. Ovviamente, poi andando in moto con mio padre, c'è anche qualche video un po' vecchio sul canale. Magari ve lo potete recuperare. Avevo già, cioè ho già un giubbotto, però mi sta un po' piccolo.
È sempre totalmente impermeabile con un'imbottitura interna e taglia 164, mi sembra. Va bene, per carità, però inizia a starmi un po' stretto e quindi ho detto moto nuova, che fai, non te lo compri un giubbotto e quindi niente. Ci siamo presi anche il giubbotto. Ho anche dei pantaloni, pantaloni con le protezioni, anche questi con l'imbottitura termica e totalmente impermeabili, e questi iniziano a stare veramente, veramente stretti, quindi penso che più in là prenderò anche dei nuovi pantaloni, però per ora va bene così. Per quanto poi invece riguarda degli accessori esterni, ho un interfono, anche questo è abbastanza vecchio, però ancora la batteria regge bene, funziona, quindi direi che non c'è nessun problema. È un Cardo Scala Rider Q1, lo uso per fare delle tele, per fare, insomma, ricevere telefonate, la musica e magari con le indicazioni del navigatore, penso che inizialmente mi saranno veramente molto utili. Poi, ovviamente, essendo YouTuber, ho deciso di attaccare la GoPro sul casco. Per ora penso l'attaccherò solamente sullo Shoei perché quando andrò a fare dei giri, magari il giretto del fine settimana, utilizzerò lo Shoei, che è molto meglio. Come potete vedere, ho preso questo braccetto che ho comunque assemblato con dei piccoli pezzi, ci sono dei kit su Amazon, non costano molto. Quindi poi alla fine la GoPro è in modo tale che sia una ripresa centrata, che sia il più immersiva possibile, in modo tale che appunto possiate immedesimarvi nel guidatore che sarei io. Questo è tutto, io spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo di lasciare un like, di iscrivervi al canale e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!